Ma direi che c'è stata una evidente accelerazione, basti pensare che se guardiamo il 2022 rispetto al 2021, in Italia abbiamo installato più 165% di fotovoltaico e più 100% di eolico, quindi come dire, se i numeri contano vuol dire che finalmente ci siamo mossi da quel giga scarso installato in tutti gli anni precedenti, siamo passati a 2,2 giga. E ci aspettiamo che nel 2023 cresca ancora, quindi finalmente, come dire, abbiamo ricominciato ad accelerare sull'installazione del fotovoltaico e dell'eolico, e questo vuol dire che si va verso un'autonomia energetica che a questo punto è chiaro a tutti che è necessaria. E soprattutto oggi dobbiamo far sì che i cittadini possano beneficiare di questo sviluppo delle rinnovabili, altrimenti il what's for me rimane una domanda. Voglio dire che tutti si fanno, è la ragione per cui a netto di ovviamente continuare a sostenere da un lato l'installazione di pannelli solari sugli edifici singoli e dall'altro lato le comunità energetiche di cui abbiamo parlato ampiamente anche oggi nel convegno, l'altro tema che abbiamo messo in campo è il pannello virtuale, quindi il fatto di poter mettere a disposizione di chi non potrà mettersi un pannello solare. Un aggeggio che abbiamo chiamato Virtual Innovative Panel, VIP, che è sostanzialmente una porzione di un nostro impianto fotovoltaico o eolico, ovviamente costruito in un'altra parte, che consente ai nostri cittadini di avere dei contratti a prezzi fissi per 10 anni, con valori tra l'altro molto bassi. Oggi siamo a meno della metà di un prezzo fisso di mercato, proprio perché ragioniamo su impianti rinnovabili di cui conosciamo il costo di produzione e siamo in grado di contenerlo. Ovviamente, come dire, per fare un contratto di 10 anni occorre un importante trust, occorre condividere una strada ed è la ragione per cui l'offerta si chiama Noi Due. Beh, certamente a 2 anni, solo nel 21 e 22 ha investito 3 miliardi e mezzo di euro, quindi una media di 1 miliardo e 7 all'anno contro una media di 700 milioni che investiva mediamente nel decennio 2010-2020. L'accelerazione nasce dalla consapevolezza che dobbiamo giocarci la partita e bisogna arrivare nel 2030 ben posizionati sia sulla transizione energetica sia sull'economia circolare, se vogliamo poi cercare di centrare gli obiettivi al 2050 e su questo devo dire che l'azienda si è data veramente una mossa, un'accelerazione notevole, quindi è un premio di tutta la squadra. Sono molto contento di questo premio, soprattutto perché si riconosce il lavoro grandissimo che sta facendo da 2 anni.